spesso non si pensa che l'abbinamento della doppia discriminazione, quella di genere e l'aspetto della disabilità, rappresenta davvero un'occasione veramente importante per cercare di comprendere, di capire quale sia la difficoltà reale di un aspetto di questo genere. Una tavola rotonda dal titolo Storie di donne tra luci ed ombre è quella che ha promosso l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della provincia di Arezzo in occasione dell'8 marzo e che è stata ospitata dalla Sala della Musica presso il Palazzo di Fraternita ad Arezzo. Si deve fare tanto ancora, si deve fare tanto, ma soprattutto nell'ambito e per l'aspetto culturale. È necessario, credo, creare le condizioni perché si comprenda che le differenze non possono essere né di genere né di situazioni contingenti in cui viviamo. La tavola rotonda ha visto la presenza della dottoressa Vittoria Doretti, non solo fondatrice nel 2010 del Codice Rosa in Toscana, ma anche coordinatrice del gruppo di lavoro Donne con Disabilità nell'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Momenti come questo, appunto, ricordiamo i diritti negati delle donne, diritti che con il Covid abbiamo visto. Basti pensare che proprio già nel 2020 su 10 persone che avevano per il Covid, per la pandemia, perso il lavoro, oltre 7 erano donne. Ecco, laddove poi ci sono discriminazioni multiple, questo è ancora più feroce. Quindi ci sono i diritti delle donne, oggi vanno ribaditi con forza e in momenti come questi sono preziosissimi. L'alleanza con le associazioni, e ringrazio il Presidente, tutta l'Unione Italiana Ciechi, ma anche voi per essere qui. Veramente grazie, perché è proprio con guardando in modo congiunto i percorsi li possiamo rendere ancora più forte. L'intento della tavola rotonda è stato quello di rilevare non solo le problematiche dell'argomento, ma anche di evidenziare gli aspetti positivi che le donne del territorio hanno saputo nel nostro tempo far emergere. Si parla nel mondo anglosassone, proprio dopo la pandemia, figuriamoci con la guerra, di she session, che è la contrazione di she recession, cioè la recessione del mondo femminile. Questo. Quindi ha un senso il fatto di stare insieme, di capire la gioia, la sorellanza dell'essere donna accanto a uomini speciali, stupendi come ci sono, ma con forza c'è proprio bisogno di questa grande sorellanza.